Zombie apocalypse. Ragazze, ciao a tutte e a tutti, nuovo video vlog per chiacchiericcio, come state? Spero bene. Allora, questo è un video per parlare un po' con voi, ma anche per stare così a fare quattro chiacchiere in più. Allora, tutto bene? Io spero di sì, perché oggi è stata un po' una giornata piuttosto, non dico noiosa, però un po' antipatica, perché non avevo in mente i video che volevo fare e fino adesso qualche idea mi è venuta in mente. Nei prossimi video ne vedrete di altri e niente, questo è un video più silenzioso perché mi sono voluta mettere per forza in camera mia, perché qui altrimenti non si cava. Ecco qua, ho aumentato di più la luminosità, se no non si vede niente, e era ora finalmente di vedermi più non dico pimpante, ma quasi. Che dire, oggi io non ho fatto tanto chissà che, ho cercato di PS, se questo video vi piace mettete un like di supporto, un commento, attivate tutte le campanelle, tutte le notifiche di campanella e nulla, seguitemi su tutti gli altri social, soprattutto commentate sotto questo video se vi va. Commentato, cuoricino, una stellina, quello che volete voi, l'importante è che siate attivi. Niente, allora oggi sono stata all'ozio totale, non so perché, ma mi andava di stare all'ozio totale, quindi non me ne capacito il perché. Ero all'ozio totale, non ho fatto nulla di nulla, però non mi sono voluta, oddio, cos'è questo unto che vedo di qui sotto la vostra, sotto la mia telecamera, che schifo, boh, vabbè, sarà come si chiama, sarà questa cosa qui che vedo io, cioè non sarà questa pochette, no, mi chiedo cosa possa essere che mi ha unto tutto qua, boh, vabbè. Se non è che, ah, ecco quel profumo che mi ha spruzzato più volte ieri e avanti ieri dopo la doccia, perché io mi profumo sempre di ogni cosa, di qualsiasi cosa mi spruzzo addosso, vabbè, mi sembrava chissà che cosa. Infatti ecco il profumo che ho di là, scusate se faccio così, non è bello da far vedere, però per capire cosa fosse la fragranza che fosse qui spruzzata sulla mia scrivania. È brutto a far vedere, però non so perché cavolo mi dico così, però è la verità, ho questo fatto e questo sto facendo, però per farvi capire mi ho spruzzato di quel profumo della Miss Dior, il dupe della Miss Dior, e niente, che dire. Allora, dunque, al 9:30 a mettere luce, non so neanche chi le siano. Se stop è per quello, perché devo fare mettere le cucine degli occhi, alle 9:30, ancora non sono le 9:30, spero che non siano, perché se non mi tocca per forza di stoppare il video e non mi va, vabbè, dettagli. Oggi mi sono truccata con poco blush, un po' più terra, più blush, poco blush, non so perché, comunque mi ho girato così, mi ho fatto le sopracciglia perché così ero un mostriciattolo com'ero, vabbè, dettagli. E poi vabbè, nulla di che, nulla di complicato, nulla di esagerato, erano le sopracciglia. Io non mi posso vedere senza le sopracciglia, se non me le faccio non mi piace, non mi vedo granché bene, mi sembro nuda di sopracciglia, senza sopracciglia praticamente, perché le ho mezze mozzate, se io non me le faccio almeno un po' non mi sento al mio agio, devo dire la verità, me le voglio fatte e basta. È vero, a volte sembra che le ho troppo finte, ma se non le do una domata, come si suol dire, come si fa con vabbè, è brutto da dire, lo voglio dire lo stesso, con le persone che si devono domare o educare, e così educo l'insufficienza, stare al mio posto, al suo posto, e niente, è brutto da dire così, però è la verità. O voi le date una domata, le sopracciglia una aggiustatina, o rimangono proprio mosce, già,
E niente, quindi cosa volevo dirvi? Non era quel diopo lì, era quel diopo lì che vi stavo dicendo, il profumo, che non ho voglia di tirarlo fuori per uscire fuori dal video, però se riesco mi metto una foto, se no vi dico che c'è scritto 29 sopra il profumo, 29 c'è scritto, mentre questo non so, sono altri, è un'altra pochette della Rimmel che non c'entra niente con i profumi che ci sono dentro, comunque sono tutti Avon quelli che ci sono dentro e niente, ovviamente inviati dalla mia cara amica e saluto Rita Cosmetica. Niente ragazze e ragazzi, era solo perché volevo fare un po' di video con voi, cioè chiacchierare e farvi compagnia e nulla, il prossimo video se non mi interrompo mia nonna o altri vi farò il video. Cosa c'è nella mia borsa della palestra? Sì, perché sto andando in palestra, se voi non lo... se non ve l'ho detto, sto andando proprio in palestra. E niente. Vi farò la borsa della palestra. Cosa c'è nella borsa della palestra? L'ho già preparata per fare prima, se no non c'è cosa che tenga. E niente. Un bacio e a dopo. Anzi, al prossimo video. Questo era un video breve per farvi un salutino. E basta. Noi ci si vede domani. Anzi, domani no, perché domani devo andare appunto in palestra. Domani che devo andare in palestra, mi ero pure sbagliata. Quindi vado dopo questo video a mettere voce. Poi, se ho tempo, mi avanza del tempo, perché come si suol dire, il tempo è prezioso per tutti. Vi faccio cosa c'è nella mia borsa della palestra, se riesco a parlare. E vabbè, niente. A dopo, ciao. Zombie apocalypse.